Breaking news, i fan hanno creato una petizione per cancellare il nuovo gioco di Hideo Kojima in esclusiva Xbox. Questa è la notizia, ma mi puzza un po'. Andiamo a vedere quanto c'è di vero e quanto c'è di triste. Thank you, Phil. Konnichiwa, Kojima Hideo desu. Come forse avrete letto in giro, ormai è impossibile non imbattersi in questa notizia, un gruppo di fan PlayStation Kojima ha creato una petizione, una raccolta firme, per cancellare il suo prossimo progetto. Prossimo progetto che per la prima volta nella sua carriera sarà un'esclusiva Xbox costruita attorno al cloud. Non è un caso, Xbox, Microsoft ha investito moltissimo su questa tecnologia con il sistema Azure e di conseguenza diciamo che se si vuole creare un gioco basato sul cloud non ci si può non rivolgere a Microsoft. E Microsoft ha già creato un paio di giochi che hanno provato a sfruttare il cloud. Il primo è un esempio negativo, Crackdown 3, il secondo è un esempio assolutamente positivo ed è Flight Simulator. La notizia di questa petizione però fa ridere per due motivi diversi. Fa ridere perché è una roba vecchia, la petizione è stata creata addirittura 11 mesi fa, ragazzi. Quindi quando la notizia di una possibile esclusiva Kojima Production per Xbox ha iniziato per la prima volta a circolare. E poi fa ridere perché non è una notizia, non possono essere una notizia 1800 persone che in 11 mesi hanno firmato una raccolta firme, una petizione per cancellare un gioco di uno sviluppatore indipendente per una console che non abbiamo, cioè non ha assolutamente senso, è naif, è ingenuo, è ridicolo. Pensavamo veramente che questo tipo, questo modo di vivere la passione dei videogiochi fosse oramai una roba passata. Eppure ci sono ancora questi giapponesi dispersi nel Pacifico che credono che la guerra non sia mai finita. Ma la guerra è finita da un pezzo, è finita proprio attraverso il cloud. Oggi se vuoi giocare a un gioco Xbox basta farti xCloud per un mese. E la stessa cosa si può dire di PlayStation. Sì, forse oggi è un po' non è così facile come dovrebbe essere, in realtà lo è. Però mettiamo che non sia così facile, perché non tutti hanno un internet tanto veloce per sfruttare i videogiochi in cloud. Però è una roba che fra uno o due anni sarà probabilmente la norma. Figuriamoci poi che Sony offre il gioco in cloud proprio utilizzando i sistemi Microsoft. Quindi allora, ma di che cosa stiamo parlando? Ma poi ragazzi, è così che funziona nel cinema, è così che funziona nel campo della musica. Gli artisti firmano per tot album per un'etichetta, poi ridiscutono i contratti oppure cambiano etichetta. Così ha sempre funzionato nella storia dell'intrattenimento e così, mi auguro, funzionerà sempre di più in futuro nel mondo dei videogiochi. Per il momento è tutto, questo è Multiplayer.it, ci si vede qui, naturalmente su Twitch e su www.multiplayer.it.